tutti amici, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Oggi l'appuntamento è doppio, voglio parlarvi infatti di due romanzi, però lo farò in due video recensioni singole. La prima la dedichiamo all'opera d'esordio di Daisy Jouffre. Io sono Heathcliff, primo sequel paranormal romance dell'intramontabile Cime Tempestose di Emily Brontë. La casa editrice che lo ha pubblicato è la Fazzi. Il prezzo lancio è davvero imperdibile, 9,90€, e le pagine in totale sono 238, inclusi i ringraziamenti. Come sempre seguiamo il nostro iter, quindi dedichiamoci prima alla biografia dell'autrice, poi alla trama e alle considerazioni personali, e in più avremo anche l'onore di ospitare Daisy Jouffre, che ci racconterà come è nata l'idea per questo romanzo. Daisy Jouffre è nata a La Spezia nel 1985, quindi è giovanissima. Quando non viene rapita dai personaggi che ama creare, vive sulla costa ionica della Sicilia. Nel tempo libero riordina i libri della sua sconfinata biblioteca e cura le rose del suo giardino. Io sono Heathcliff e il suo romanzo d'esordio. Voglio essere sincera, quando ho iniziato a leggere Io sono Heathcliff, oltretutto ne approfitto per ringraziare ad alta voce la casa editrice che me ne ha inviata una copia, mi son detta: Anita, non pensare a Cime Tempestose, leggilo come se fosse un romanzo a sé, con dei riferimenti certo, ma come se fosse una storia indipendente. E così la lettura si è rivelata assai piacevole, ho potuto apprezzare lo stile dell'autrice, che è molto semplice e lineare, seppur con qualche tentativo di lirismo che riesce. In alcuni punti si perde leggermente il ritmo per poi riprendere e per poi farsi più incalzante nei capitoli successivi, e ho potuto apprezzare i personaggi, la psicologia dei due protagonisti e dei coprotagonisti. Ho potuto apprezzare anche la scelta dell'ambientazione, la scelta dei luoghi e anche l'intreccio di base della trama. Trama, appunto. I protagonisti sono due giovani adolescenti, Elena Ray e Damian Ludeschi. Elena Ray è ricca, è viziata, è una ragazza alla quale i genitori non hanno mai detto di no, quindi è abituata ad essere sempre accontentata. A casa anche una domestica, Virginia, alla quale è molto affezionata, anche se qualche volta la fa arrabbiare, perché Virginia è una donna puntigliosa, precisa e scrupolosa nei confronti di Elena, e vuole il meglio per la ragazza e desidera in un qualche modo che cambi, anche che cominci a rendersi conto di ciò che conta veramente nella vita, dei principi reali, quelli essenziali, che possono fare anche dei piccoli dettagli, delle piccole cose che ognuno possiede, dei grandi tesori, dei tesori davvero preziosi. E ci sono i genitori di Elena, che sono sì accanto alla figlia, ma allo stesso tempo, a mio parere, almeno io li ho visti così, distanti, perché presi dalle loro attività. E c'è poi la migliore amica di Elena, che secondo me è l'ancora di salvezza alla quale lei si tiene aggrappata per respirare un po', per sorridere, per conquistarsi un angolo di felicità, di serenità. Con l'amica si intende, con l'amica sono complici. E poi c'è Damian Ludeschi. Quindi Elena vive in questo mondo ovattato, dentro una campana di vetro. Damian Ludeschi è il suo esatto opposto, è l'altra metà della medaglia. Damian Ludeschi è purtroppo implicato nel giro della malavita, ha un papà che ha rischiato grosso, che era all'interno di affari loschi, con loschi individui che continuano a perseguitare il povero Damian, individui che non voglio anticiparvi molto, non voglio svelarvi le sorprese che potrete trovare all'interno del libro, però sono individui che spesso hanno anche un legame forte e profondo con Damian, un legame familiare. Damian vuole risollevarsi da questa situazione, vuole proprio uscirne, vuole riscattare la propria vita e rinascere, vuole diventare un'altra persona. Non ha scelto Damian la vita che gli è stata imposta. Io ho dato questa interpretazione al suo personaggio e anche al suo atteggiamento, che a volte può sembrare un po' rude, un po' scontroso. Damian non accetta ed è arrabbiato con il padre, ed è arrabbiato con il mondo e con il destino, perché ha dovuto sopportare la stessa sorte del padre, pur non scegliendola.
ritrovandosi invischiato automaticamente, non appena il padre ha lasciato, lo ha abbandonato e quindi ha lasciato la sua vita. La dimora di Catherine Henshaw e Heathcliff tornerà in questo romanzo e giocherà un ruolo importante, perché forse sarà il punto di incontro per i due protagonisti, che capiranno di essere pedine degli spettri stessi di Catherine Henshaw e Heathcliff, e che in un qualche modo sono destinati, condannati a un amore proibito, a un amore che si cercherà, che si rincorrerà, poi si separerà, a un amore che teme l'impossibilità di coronarsi, ma che invece alla fine, forse proprio grazie all'intervento un po' particolare di questi spettri, di questi fantasmi che continuano a vivere anche nell'aldilà, in una situazione di tormento, in una situazione di angoscia, di costante angoscia, cercando, ecco, agognando la realizzazione anche del proprio amore, che purtroppo sulla vita terrena non si è potuto avverare, forse proprio grazie all'intervento di questi due spettri anche Elena e Damien potranno raggiungere la felicità e quindi amarsi. Ragazzi, io vi dico una cosa, anzi vi suggerisco di comprare Io sono Heathcliff se ne avete voglia, se siete incuriositi dalla trama, magari sfogliatene qualche pagina, leggete il sunto all'interno sul risvolto di copertina, di portarlo a casa e di cominciare a leggerlo senza pensare troppo a Cime tempestose. Non restate ancorati allo stile, alla trama, ai personaggi di Emily Brontë, perché Emily Brontë ha scritto il suo romanzo, Emily Brontë ha scritto il suo capolavoro letterario. Daisy Jouffre ha voluto rendere onore all'autrice perché le è molto affezionata, perché è una delle sue preferite, ma allo stesso tempo ha voluto dare la sua impronta, ha voluto lasciare qualcosa di originale, qualcosa di suo e peculiare. Quindi gustatevelo con calma, anche perché è molto breve come romanzo, quindi si legge tutto d'un fiato, e a me è piaciuto, personalmente è piaciuto molto. Faccio tanti auguri a Daisy Jouffre per una carriera radiosa e splendente come lei desidera, e colgo l'occasione per salutare la voce. Ciao Daisy, ciao ciao! E adesso lascio la parola proprio a lei, perché non andatevene, in quanto la video recensione si conclude proprio con l'intervista, una specie di intervista a Daisy Jouffre che ci racconta la genesi del suo romanzo d'esordio. Alla prossima! Ciao ciao! Salve a tutti! Per me è un piacere essere qui e ringrazio la simpaticissima Nita Book per avermi invitata. Sono Daisy Jouffre, ho 27 anni e sono l'autrice di Io sono Heathcliff, primo sequel paranormal romance tratto dall'indimenticabile Cime tempestose di Emily Brontë, in uscita proprio questo venerdì 30 marzo per Fazio Editore. Dunque, il motivo per cui ho deciso di cimentarmi in questa video presentazione è appunto quello di parlarvi del mio romanzo. Una domanda che spesso in questo periodo mi viene posta è: perché proprio Cime tempestose? Cioè, perché trarre un seguito, e paranormal oltretutto, da un classico della letteratura? La mia risposta non può che essere sempre la stessa, ovvero che dei protagonisti di Cime tempestose si respira l'immortalità. Ho talmente amato questo grande classico della letteratura anglosassone da averne voluto creare un seguito. Un seguito che ne seguisse le orme di mistero e di inquietudine proprio delle brughiere inglesi. Chi conosce anche in linee generali la storia di Cime tempestose si ricorderà sicuramente dei caratteri difficili, spesso anche inaccettabili da parte dei lettori, propri di Katie e Heathcliff, i protagonisti. Un carattere che è stato in fondo causa della fine degli stessi protagonisti di Katie e Heathcliff e della fine delle loro uniche speranze di vivere il loro sfortunato amore. Un amore pure forte come le rocce della brughiera, come spesso la stessa Emily ha amato definire. Per non creare degli squilibri all'interno della mia storia, ho dovuto creare sì un seguito, ma un seguito paranormal, proprio per permettere a Katie Heathcliff, o meglio ai loro spiriti, di interagire con i protagonisti invece di Io sono Heathcliff, cioè Elena Ray e Damian Modesky.
Elena, ragazza bella, ricca e viziata, unica ereditiera della famiglia Ray, è sicuramente cara al mio cuore per la fragilità che spesso dimostra di avere, ma una fragilità che sa divenire forza al momento opportuno. Damian Udesky, invece, ladro di strada, bello e impossibile, è sicuramente ciò che di buono sarebbe potuto nascere in Heathcliff, se solo quest'ultimo avesse voluto. Che dire, di tutti i personaggi di Io sono Heathcliff, non posso dire di amare più uno o l'altro. Ognuno di loro ha un ruolo ben preciso e non è stato creato a caso. È sicuramente una nuova rappresentazione, in chiave moderna, di molti dei personaggi che hanno dato vita a Cime Tempestose. Con Eden e Damian ho riso, pianto, vissuto gioie, dolori, sconfitte ed ho persino condiviso i momenti di suspense che li hanno legati a Kate e Heathcliff e a loro voler a tutti i costi tornare per rivivere il loro amore, inseguendo un'antica maledizione incisa proprio sulle loro lapidi. Le rocce ne saranno custodi, la brughiera prigione, finché una figlia di sangue non giungerà per ridare il sale alle loro ossa e la terra non griderà più i loro nomi. In questo epitafio risiede il segreto e il cuore di Io sono Heathcliff e non a caso è spesso citato per presentare il romanzo. Non voglio dirvi altro se non ringraziare l'intero staff della Faz Editore per il meraviglioso lavoro svolto, spesso dietro le quinte, nella realizzazione di Io sono Heathcliff. Posso dire di essere contentissima della riuscita della copertina perché rispecchia sicuramente il messaggio di mistero e amore che il mio romanzo vuole donarvi. Un caro saluto a tutti i volentori e visitatori della carissima Nita Book, che ringrazio nuovamente per avermi invitata. Arrivederci, alla prossima!